queste cose ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Giardini, benvenuti sul mio canale. Siamo tornati qua con il viaggio di Alex Hunter dopo un po' di tempo. Per alcuni di voi ho tante cose da fare, come sapete. Galaxy sono tra le migliori squadre. Siamo qua alla finale contro i Los Angeles Galaxy. Sono organizzati. Abbiamo battuto 2-0 Real Madrid. Nella semifinale, sempre qua a Los Angeles, al Subab Center, come si chiama lo stadio. A casa mia questa è una buona partita. E poi abbiamo fatto un episodio transito, quello di l'episodio numero 6, dove ci siamo allenati per poter affrontare al meglio l'episodio numero 7. Esattamente questo qui. Vi chiedo ragazzi subito di lasciare un like e di iscrivervi qua a Butler, che è l'allenatore in realtà. Dovrebbe essere Pep Guardiola, però siccome non è facile mettere tutte le voci allenatori, avrò fatto un allenatore di default, definito, che vale per tutte le squadre, ecco. Tanto il nostro Alex Hunter, siamo partiti con Manchester City, ragazzi, prima con, ricordate, l'episodio 2 in Brasile, no? L'episodio 1, che era sulla demo FIFA 18, pubblicato il 1° di ottobre dell'anno scorso, ragazzi. Mi sembrano ere geologiche fa, però ragazzi, il tempo vola. Tempo vola, intanto qua ragazzi vediamo un testimonial di FIFA, che è Zardes, che se giocate a FIFA Mobile, che ora si chiama FIFA Calcio, insomma, io lo chiamo giochi, come lo chiamavo io? Giochino per bambini mongolini, perché ha una grafica che mi ricorda molto quella del Nintendo DS. Preferisco giocarmi a FIFA della PlayStation 4 e via di lì. Siamo a Los Angeles. Ecco, di nuovo qua allo stadio. Questo Stubab Center, ora mi ricordavo prima il nome completo. E c'è un'atmosfera incredibile. Stesso stadio della nostra. Non oserei chiamarla impresa contro il Real Madrid. Nostra vittoria, perché insomma ce la siamo giocata alla pari, anzi ce la siamo anche giocata meglio. Vabbè, poi il calcio è strano e soprattutto FIFA non ne parliamo. Questo microfono, ragazzi, vedete queste cuffie qui. Un auricolare solo. Io non gioco online praticamente mai, però mi piacciono troppo per il microfono, che è anche comodo. Se vedete, se guardate la carriera numero 5 del Benevento, c'è l'esordio di questo microfono. E se vedete, c'è il link in descrizione come ho registrato l'audio. Vi spiegherò i miei attrezzi. Vi ricordo ragazzi, sempre vale la regola, se arrivate a 10 like porterò come registro i miei gameplay. Prima però voglio dirvi un'altra cosa, che mi sono dimenticato di dirvi prima. Intanto il video è già tagliato, cioè la partita è già tagliata, io sto facendo un video unico. Che c'è sempre la possibilità, ragazzi, di essere salutati nella carriera, insomma, nei video tipo questi, nel viaggio della carriera, scrivendo nei commenti l'hashtag salutami. E in questo episodio, ragazzi, voglio salutare Aleila07, che ha commentato l'episodio. Tanto qua c'è un tiro di Alexander di testa che fa leggermente fuori. Che ha commentato il video, ragazzi. Non mi ricordo quale. Ha difficoltà leggenda di FIFA contro difficoltà superstar di PES. Niente, torniamo a noi, ragazzi. Siamo qua al 9 minuto. Sempre 0-0. C'è il nostro Alex Hunter che fa un bel dribbling, intanto un tiro, però il portiere c'è. Hanno conquistato un'ottima rimessa laterale grazie al pressing. Sempre rimessa laterale per noi. Ecco Mendy che prova a buttarla dentro, però ragazzi, Aguero fa veramente una delle peggio cose che ho visto in vita mia, sinceramente. Ancora qua e c'è un fallo veramente sciocco. Chiedo scusa, sono malato. C'è un fallo veramente sciocco che concede una punizione anche piuttosto insidiosa al Los Angeles Galaxy. Dove qualcuno fa anche il furbo nella nostra barriera. E si becca una punizione che potrebbe pesare sulla schiena sua della squadra per tutto il secondo tempo. In metà del primo, tanto qua c'è un contesto che finisce tranquillamente tra le braccia del nostro Ederson. E niente, si riparte, come disse, un saluto Antonio.
Però qua ragazzi sbagliamo questa, questo rinvio e qua regaliamo questa palla a Zardes, anche compagnia regala, che col sinistro ci vuole un bene dell'anima e la butta fuori. Qua ragazzi io quando ho visto questo dribbling mentre giocavo sono sorbalzato sul divano. Qua c'è un altro fallo per noi che viene concesso a De Bruyne, che andrà a battere. Però la girata di Company finisce dritta tra le braccia del portiere. 33esimo minuto e si riparte. Ancora qui uno sputo del City, la palla dentro per il nostro Alexander. Prova un bel dribbling, però il destro finisce tra le braccia del portiere. Non è neanche male il tiro. La palla viene rinviata, ragazzi, si andrà a riposo. Come disse Fabio Caressa, prende tutto un tè caldo. Intercettano bene il pallone. Però c'è ancora un'azione, c'è ancora un'azione dove Boni va sulla fascia destra, mette dentro Peraghero completamente solo, che si fa anticipare invece. E Zardes prende la palla della fine del primo tempo. 0-0, partita equilibrata, anche se guardando, diciamo, sulla carta, ecco, non dovrebbe essere così. L'allenatore ci dice di stare un po' più in posizione perché la perdiamo spesso, cosa che comunque si è notata. Ci sostituiscono ragazzi all'89esimo, 90esimo, entrano David Silva e Gabriel Jesus, escono Bernard e il nostro Alexander purtroppo, perché la prestazione non è stata delle migliori, però comunque un 7 di valutazione ce l'abbiamo, quello che serviva, e quindi ci goderemo spassionatamente tutto il resto della partita. Quindi Mendy va avanti e 2 minuti di recupero li usiamo con questa azione, prima di possesso palla, poi proviamo anche a sfondare il muro dello Los Angeles Galaxy con questo cross di Mendy, che però viene elegantemente spazzato e si andrà ai supplementari. Si andrà ai supplementari anche se nel torneo estivo, quando giochi la carriera, dai supplementari va direttamente ai rigori, però ci sta qua nel viaggio invece. Siano stati messi i supplementari. Ah, c'era addirittura passato la valutazione a 6,6. Benissimo. Panchina. 93esimo, tiro di Zardes. La palla ancora fuori di veramente poco. Questo Zardes, pur non essendo un grandissimo giocatore, è uno che sa veramente il fatto suo. Claudio Bravo andrà a rinviare. La palla dentro per Gallo, mi sembra sia sto qua. Gabriel Jesus, ancora Gallo, sì, che tira veramente una ciabattata, ragazzi. Neanche Mbakogu nella carriera nel Benevento quando tira da fuori. Siamo ormai giunti al minuto 100 e c'è rinvio lungo. Punizione per noi, ragazzi, che andrà a battere Walker. Esattamente minuto 104 e la palla per Otamendi passa per De Bruyne, che la squadra è in mezzo, ma veramente qua compie una cosa veramente orribile. Il portiere la prende e si andrà al secondo tempo supplementare. Adesso esattamente, con la palla tra i piedi ancora dei giocatori del Los Angeles Galaxy, e 3 tiri in porta 1, 5 tiri a 3 per noi, però il risultato rimane sempre bloccato lì. Minuto 110, Aguero, la crossa, cross tiro, tiro cross, come dovete chiamare voi. Palla sempre tra le braccia del portiere. Ancora il Galaxy con Jones per Alessandrini, però chiude la nostra difesa e con 2 minuti di recupero si va adesso ai rigori. Dare rigori nel viaggio va bene, ma dare rigori contro Los Angeles Galaxy quando sei Manchester City, tanto guardate questo bug di Inter, è una cosa che ci saremmo potuti tranquillamente risparmiare. E adesso sposto un po' la telecamera perché non riesco a leggere i nomi dei giocatori. Ok, il primo andrà a battere Sergio Aguero, speriamo non tiri in tribuna. Parte Aguero, rete. Rimane immobile il portiere dei Galaxy. Il secondo va Alessandrini contro Claudio Bravo. Il sinistro, e Claudio Bravo, ragazzi, la prende. Riesce a parare. Va poi Gabriel Jesus contro Rowe, il portiere del
del Galaxy, quasi centrale, spiazzato praticamente. 2-0 per noi. Il terzo lo tira Jones contro Claudio Bravo e sbaglia, prende traversa piena. E qua ragazzi, De Bruyne ha l'opportunità di portare a gara su un binario molto interessante, però scheggia il palo e si continua con Zardes contro Bravo. Se lo testimonia sbaglierà difficilmente. Infatti ragazzi, in sacco Claudio Bravo, rimane lì a guardare. Andrà Gundogan per il nostro quarto rigore, sempre concentratissimo, e spiazza il portiere. Adesso ragazzi, per poter vincere deve McKinney sbagliare dal dischetto, e sbaglia ragazzi, e controllando Claudio Bravo ragazzi abbiamo vinto il torneo estivo, che insomma non è niente male. Inizio di una stagione ragazzi che potrebbe riservare delle sorprese. Primo trofeo ragazzi di Alexander, probabilmente cambiando di... Sapete come poi va avanti il viaggio, ci sono delle scelte da fare, può cambiare di viaggio in viaggio, però per noi ragazzi è il primo trofeo, perché la finale di FA Cup l'abbiamo persa nell'episodio numero 1. E nell'episodio numero 7 ragazzi è il primo titolo, è il primo titolo ragazzi, e qua andremo a festeggiare con i nostri compagni la vittoria del pre-season tour, vinta ai rigori 3-1 contro il Los Angeles Galaxy. Mi spiace per De Bruyne che ha scheggiato il palo, perché potevamo portarci su anche un 3-0 piuttosto pesante ai rigori. E guardate qua, Vincent Kompany tutto orgoglioso di sé, capitano, alza la coppa al cielo. Lo so che di solito vengono tagliate queste parti qua, però insomma mi piace troppo quando si alza la coppa, anche fosse il torneo della Coppa del Nonno ragazzi, mi piace. Le animazioni di alzare la coppa, fare le foto, quindi vorrei proprio raccontarle con voi, proprio godermene. Poi se voi saltate il video io non ci posso fare niente, tra l'altro c'è chi interessa e chi no. Ecco qui ragazzi, baci e abbracci, la parità si conclude, e io ragazzi è il momento dei ringraziamenti, all'iterazione involontaria. Io vi chiedo subito di lasciare like e di iscrivervi, che male mai non fa. 7 votazioni a partita, questi fanno alti e bassi. 2000 sterline per il bonus titolare, 9 milioni valore di mercato. Ragazzi lasciate like e iscrivetevi, siamo nell'episodio 8, mi raccomando state connessi.